Buonasera, c'è un ciao di Giulia già, ma diretto così, ciao! Io faccio andare il nostro Duragumburu, che è dove eravamo arrivati. Chissà se Giulia è rimasta attenta, vigile. Ciao Valeria, hello, hello! Dove eravamo arrivati l'ultima volta? Grande Leek, nei nostri cuori. Preghiamo ogni giorno per lui che qualcuno raccolga le sfere del drago. Ma ciao Simes. Yanko, sì, esatto, era il nostro Yanko. Dai, dai, che avete il tempo della sigla per scrivere. Per scrivere. La sigla va avanti. Comunque tutto bene, tutto bene. Vedo che Simes si è visto Tokyo Mew Mew mentre lavora. E quindi poi avrà creato qualche codice scrivendo miau miau. Ma chi è la Mew Mew preferita di Simes? Chi lo sa? Chi è la Tokyo Mew Mew preferita di Simes? Guarda, ti farà ridere, ma i primi due episodi sono proprio quelli che ho adattato, quindi. Hai visto solo i miei per ora. Bam! Quindi Zakuro Fujiwara per Valeria. Pam, un'altra Pam. Tutte Pam? Quindi sono l'unico Lettuce Boy? Ovvero, cos'era Lori nel vecchio? Oddio, è una bella gara, dice Simes, però la cotta tra Mint e Pam se la giocano e come? Beh, potresti fare quello diverso e dire Mint, visto che stanno dicendo tutti Pam. Lori, alla vicino patata a tutti gli effetti, l'ho vista oggi. Ma certo, è patatissima. E poi sono il suo personaggio preferito, eh. Allora, lasciato il deserto, i nostri eroi vanno verso la montagna infuocata. Cosa troveranno? E guardate, vi vedo che state dicendo sto cazzo, eh? I nostri eroi sono sfuggiti a Yamcha e proseguono il viaggio verso la montagna infuocata. Lì, secondo la leggenda, vive il terribile stregone del toro. Riusciranno a trovare la sesta sfera del drago? Poi era Gyumao. Gyumao. Montagna infuocata, in tutti i sensi. Brucia la città. Monte tranquillo. Com'è uno spirito del fuoco è caduto dal cielo? E crolla il grattacielo. Non so voi altri, ma io ho visto abbastanza. Sono pronto ad andarmene. No, Oolong. E certo. Butti un po' d'acqua. Assetato di sangue. E poi l'errore che fecero nel doppiaggio italiano nostro, il secondo, che è quello più famoso, lo stregone del toro, Gyumao, lo chiamarono Al-Satan, e poi fu il nome che diedero al grande mago piccolo. Quindi quando compare il grande mago piccolo, di nuovo dicono è Al-Satan. E il vecchio Satan, ovvero lo stregone del toro, fanno un passo indietro, lo cominciano a chiamare Gyumao.
Juma, perché è un po' una storpiatura di quello che è il nome vero, ovvero Yuma-o. E questo l'abbiamo capito, è come arrivarci, Bulma. E certo. Non mi sembra una buona idea. Io tengo a precisarlo, allora, un po' per rispetto verso i colleghi di questo doppiaggio e un po' perché non vorrei fare la macchietta, non vi sto leggendo i dialoghi se non quelli giusto di narrazione, ma se volete che io leggo tutti i dialoghi, ripeto, basta che me lo dite, se vi è più comodo per la visualizzazione della live. Staremo a vedere. E lì non si vede ancora il calore. No, dovete dirmelo voi, ragazzi. Come vi godete di più la diretta? Perché posso immaginare che ad alcuni è più comodo perché magari le scritte sono piccole. Ma ad altri invece dà fastidio che ci sia un pseudo doppiato sopra, pacchiettoso. Tanto Goku va a fuoco! Questa è benzina. Figlia mia, è così. Così va la vita. Porcello. Ghelenò, Bulma. Buco nella montagna. Mi sa di dungeon obbligatorio. Per riempire. Inutile dire per chi ha visto la serie, ovviamente non sono andati dentro nessuna caverna, montagna, cosa. Da questa parte dove poi lo sto andando, ma. No, è inutile rompere pietre, però. Cioè, è inutile, ci voglia. Ma queste sì. Stanno enormemente in mezzo alle scatole. E non c'è nulla. Me lo merito. Sì, ormai quello è il suo vestito. Gli altri sono spariti. È già tanto che non va in giro nuda, dai. Sorridi. Ok.
capito, ci deve infilare il bastone. Che idea. E te pareva. Come? No, quest'ultima parte non l'ho capita, ma usa il gancio del bastone del potere sui buchi delle rocce per attraversare. Tocca Goku e fai scorrere lo stilo alla roccia. Ok, lui è andato, ma loro? No, ce l'ha fatta. Il primo ponte tibetano. Bravo. Oh, qualcuno che ragiona. Bravo Goku. Bulma. Cosa sta succedendo? Ah, eccolo! Evviva! Ma scusa, ce l'aveva praticamente alle spalle, vabbè. Allora andiamo di qua. Solitaria. E noi ce la caviamo così. No, 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 no. Vai, 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 che c'è poco tempo. Vai, vai, Paolino. Ok. Facciamone cadere un'altra. Via. Credo sia quello l'ingresso, quindi. Osi immaginare il caldo che ci deve essere in sta zona. Praticamente sembra che sta dentro un vulcano. E invece no. Perché potevo. No, aspetta, cosa c'è di là? C'è qualcosa da tirare su. Oh. Che cazzo? Ecco. Questa la tolgo subito che è in mezzo alle balle. Sarà stata una buona idea venire di qua, lo scopriremo. Eh sì, no, 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 no. Vabbè. Aia. Ah, così fa. Ok, va bene, allora devo saltare tipo all'ultimo. Via. No, 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 no. Non ho saltato. Quando devi saltare non lo fai, maledetto. Vai, vai, vai! Torno indietro, torno indietro. Ok. Faccio un altro punto in cui posso. Sì, qua. Ulli! Ulli! Ma cosa è servito venire qua? Niente! Forse qui? Abbiamo. Sì, tipo è mezzo morto, Goku, poraccio. Non sono Indiana Jones. Ma ci sono già in giro quelli del coniglio.
sono degli Usagi Yojimbo in incognito. Serve della vita. Aia. Aio. Questo non lo faremo mai fuori. O c'era modo, non mi ricordo più io. Oh, c'è l'ingresso della caverna. Un cuore. Meno male. E si entra. Goku è stato separato da Bulma e Oolong. Che hanno visto, ma chi lo sa, eh? Cosa aspetta Goku? Ah! Finito così. Sì, beh, non facciamo acquisti perché tanto non abbiamo usato nulla e avrà ricaricato la vita. Goku si Goku si addentra nella grotta infuocata per trovare il modo di raggiungere la vetta della montagna infuocata. È tutto infuocato. Ma questa grotta condurrà davvero al castello dello stregone del toro? Lo scopriremo la prossima puntata. Din 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 din. Aia. Ma questo è lo spiritello che c'ha la baba? È uguale! Che però alcuni di voi mi sa che non avendo visto la serie non lo sanno. Vabbè, per chi l'ha vista, c'è uno spiritello che stava sempre vicino alla vecchia baba. E lui? Uguale. E è anche un mostro di Dragon Quest, tra un po', ma lo sappiamo com'è, visto che è sempre opera sua. Almeno i disegni. Nel frattempo, ma quelli come li fai fuori? Perché, cioè, sono fantasmi. Bastone? No. Ah, ci sarà da fare la roba del vento. Che ma era così? Ah, così sì. Così sì. Ok. È molto bene, non posso passare di qua. Sono costretto a fare il vento a questi. No, torna qui. Forse passando per di qua. No, però vabbè. Va bene uguale. Va bene lo stesso! Blocco di aura. Un blocco di Laura. E qua non... Ok, vabbè. Sfasciamoli, magari trovo qualcosa, ma... Ah, però aspetta, è vero. Adesso mi è venuto in mente. C'era la... mossa per rompere i massi più grossi. E non mi ricordo più come si fa. Non di qua. Perché prima c'era un masso grosso che occupava la strada. Ho appena fatto la mossa adesso per romperli, quindi. Vediamo. Com'era però? No, devo rivedere le extraction. Sistema. E vediamo, considerando le scene fanservice nella serie... Non lo so. Combo, bastone, potere. Stoccata, spazzata, stoccata e spazzata. Questo l'impeto. Tocca Goku, quindi tocca di nuovo un punto, eh? Eccolo qua. Tocca Goku, quindi tocca di nuovo un punto al suo fianco per fargli colpire con violenza l'area toccata con il bastone del potere. Ok, quindi doppio tocco.
Così e così. Eccolo qua. Ma secondo me no, le scene fanservice sono già vicino alla fine. O forse potrebbe essercene una quando arrivano da Pilaf. Non lo so, dipende il gioco quanto vuole essere fedele. Una scena bella zozza ce l'ha tagliata, eh. Ve lo dico. Ok, di nuovo. Ecco qua. No, 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 no. Lentissimo. Oh, un po' di vita con la scusa. Via, via, via. Via, via. Oh, là. Oh, che palle, fantasma non lo voglio fare. Io non so se sto andando dalla parte giusta, ma però allora scusa, se c'è questo qui, vuol dire che c'è un altro masso uguale dall'altra parte, eccolo là. Ok. Una mappina, qualcosa. No, no, questo. Ok, non so dove sto andando, ma sto andando con una certa eleganza. Dove stiamo andando? Aiuto. Vabbè, finché possiamo proseguire, direi che va tutto bene, dai. Oh. Gringo. Lascia subito. Ok. No, 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 non così. Altro gringo. Vabbè, però stiamo proseguendo, cioè. Io ormai sono di quest'ottica. Questi faccio prima così. Ah, là in alto. E come ci arrivo? Ci arrivo bailando, bailando. Vabbè. Qui invece devo farti fuori così. Oh. Un masso. Io spingerei. E che porta? Di qua. Ah, lì, 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 lì c'è un tesorino, qualcosa. Ma prima. Fantasma rompiballe. A me è anche inutile sollevarle, in effetti. Basta far così. Amici. Amigos, adios. Blocco di salute per Bulma, che è dispersa. Arriva. Invece sì. Ah, ah, ah. E mi porta.
Potrebbe portarmi dove mi serve? No, ovviamente. Allora perché sono salito qui? Ah, forse col bastone del potere. No, 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 sono sognato. Ma sì, Bulma possiamo anche lasciarla lì e siamo noi che dobbiamo uscire da qua, però. Ah, ok. Dove siamo? No! Direi che facendo il giro da qua. Che bello, Frank, che mi ripete tutte le battute del best of del doppiaggio. Allora, ho la sensazione di esserci già. Dove sto andando? Ok, no, vabbè, ma ci arriviamo lì. Forse no. Scherzone. Perché non dovrò andare lì? Qui? Qui? Magari, vediamo. Masso! Spingilo però, papà. No, non così. Ecco qua. Se riusciamo a romperlo in qualche modo. Sì. Se riusciamo a sfasciare da qua invece. Sì. Sì. Dove sono finito qui però? Fermo tu. Non rompere i coglioni. Mi sembra. Cioè, se quel puntino giallo è l'uscita. Ok, perché sennò. Mamma, dove devo andare, mamma? Che cos'era che mi ha dato? Oddio, non ho visto. Ok. Di qua. E di là. È il puntino giallo. È l'uscita. Dove siamo adesso? Vabbè, a sinistra c'è un'altra uscita, però secondo me c'è qualcosina qua. Rompete le balle voi due, Gringos. Un masso. Della vita. Fantasmi che mi fanno perdere quel poco di vita che ho appena preso. Che generosità. Dunque, allora, io non c'ho voglia di parlare con voi, però preferisco un bel bagno di lava, a quanto pare. È un punto di salvataggio. Preoccupiamoci. Però al tempo stesso, yeah, allora è la strada giusta, yeah. Dovrò mica combattere contro Ghiomao. Mi sa di sì. Eccolo qua. Beh, in un certo senso sì, vorrei la tua sfera del drago.
Vabbè. Cos'è? No, no, non dirmi che devo scappare, roba così. No, 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 no. È vero che non posso schivare col bastone. Quello che non capisco è perché ci sono punti con le rocce che ti dicono ok, devi scappare, ma scappare da cosa? Da lui? No, perché danno glielo sto facendo, quindi no. Però ci saranno lì per un motivo, cioè cosa devo fare, gioco? Battaglia col futuro suocero. Succede? Mi devo spostare da qui? Ah, quindi serve quando fa quella specie di cascata. Devo provare a andarmene proprio dall'arena. Almeno credo. Sicurezza, mangiare qualcosa. Spaghetti. Ma se... Ah, non è che lo devo buttare. No, dai, non può essere così cattivo il gioco. Non lo dovrò buttare nella lava. Ok, dove vado però? No, 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 presto! Ok, sì, allora è per quello. Va bene, chiaro. Ah, vabbè! Nel momento in cui ho capito, è già morto. Va bene. Guardi, per gli spaghetti. Grrrg. Proprio lui, trademark. Proprio lui. Bene, bene, un weekend un po' stancante, ma bello. E 2 giorni di lavoro, ma bello. Intendo 2 giorni di lavoro stancanti, ma belli, anche loro. Era l'allievo migliore del maestro Muten. Vecchi. Akeru! Eccolo il mio pidocchio! Bravo Frank, che hai fatto di bello? È proprio lui! In toro ed ossa, o in carne e corna. Ma no, è un gigione. Non è che lo conosce. Guarda. Ha fatto il social link dello stregone del toro, il confidant.
Com'è che è? Ma quello che ti ha dato la... Vabbè. Scusa, ma non si era presentato come Muten? Cioè, quando gli ha dato la sfera? Mi sembra di sì. Bisogna rivedere l'episodio su Retro Taverna. Genio delle tartarughe di mare. Però mi sta venendo il dubbio che mi sa che invece avevano detto ciao, sono Muten. Proprio lui. Eh sì. Foglia di banano. Il ventaglio di banano. Che da noi l'hanno chiamato il ventaglio di Bascio, mi sembra. Ma sì. Minutaggio. Zanzam, Iki, Cici. Ma sì, certo. Tutto normale. Allora salviamo, ma andiamo subito a comprare della pappa. Visto che una l'abbiamo usata, non commettiamo di nuovo lo stesso errore. Altri spaghetti. E siamo a posto. Eravamo indietro di due spaghetti. Aspetta. O sono aumentati? No! Allora, ne ho usati due e neanche me ne sono accorto. Ah, messaggio lunghissimo, aspetta. Sono andato alla fiera di Fossona presso Cervarese e Santa Croce, Padova, Colli e Euganei. E qui ho incontrato Riccardo Suarez e Rossa Caputo. Si respirava bene perché uno era all'aperto ed era molto più contenuta rispetto a fiere come Romix, giusto per fare un esempio. Ho camminato per i paesaggi dei colli. Mangiato bene, verso l'una sono rientrato perché alla sera c'era pure il Silent Party, dove hanno cantato le canzoni delle serie dei classici Disney. Ah, le canzoni delle serie più alcune dei classici Disney, quindi delle serie animate. Bello, bello. Ma tutte italiane, immagino, no? Cioè, non hanno cantato canzoni in giapponese, così. Allora, intanto vediamo qua cosa ci aspetta. Dall'anteprima si vede già Kiki, Cici, come volete chiamarla. Goku vuole chiedere al maestro Muten di spegnere la montagna. Dov'è la figlia dello Strug? Dello Strug? Boh.
Andiamo a vedere. Ma andiamo a vedere. Lo stregone del toro ha chiesto a Goku di portargli il ventaglio di foglie di banano del maestro Muten per spegnere la montagna infuocata. Prima però Goku deve trovare la figlia dello stregone del toro che si sta recando dal maestro Muten. Yeee! Vade retro taverna ora. Eccola, eccola! Oh no, il dinosauro maniaco. Ecco, una cosa che Kiki ha perso nelle serie puntate a succedersi. La lama rotante era bellissima. Oh no. Oh no. Basta! È boss fight con Kiki? Oddio, sì. Oh Madonna! Ecco qua come nasce un amore. Chi non ha... non si è picchiato col proprio partner prima di mettersi assieme? Aiuto. Ola, mazza. Giulia odia tantissimo Kiki. Abbiamo trovato un personaggio che odia. Beh, io non ti vorrei picchiare, però... Mamma Kiki, quanto levi. Lo mangerei per sicurezza. Non voglio perdere contro Kiki. Vabbè, non serviva, ma... faccio. Oia! Come cosa ho fatto? Perché rimane con quella faccia? Incazzatissima. No, l'hai fatto. Andiamo in, Kiki. Sarà puro? Ragazzi, ma quanto è equivoca, quanto è equivoca così. Che sta succedendo? Non è più Bulma a chiuderci il canale, Goku adesso, anzi Kiki. Ma chi, cosa sta facendo? No, non è vero. No, non è vero. No, no, non è possibile. Grazie che hai specificato. Perché sembrava tutt'altro.
Buongiorno. Ecco, e non fare più scene equivoche. Cioè, ma piuttosto, ma prendere la scena di lato e far vedere che tiene effettivamente la coda. No, cioè, dovevano inquadrare da quel punto con... Vabbè, piccola hint, Sonic Adventure aveva facce più strane. O erano ricci, o erano robot con la bocca aperta perché avevano dimenticato di oliare, oppure sono scimmie. La versione Dreamcast originale o la DX, dici? Ah, toh, da santa. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Oh, sarai tu, stupido. No, non è vero, sei bellissimo, Yancho. No, non ti posso insultare. Sì. Ma che bella sta musica. Troppo bella. Ecco, ci chiudono il canale di nuovo. E finisce la serie. La piccola Kiki continuava però a sognare. Un giorno sarebbe diventata la sposa di questo ragazzo. Du-du-du-du. Ma come a chiedere? Questo suono mi preoccupa. Ah, quindi la piedata le è piaciuta. Sì. Ma cosa? Gabbiano parlante, va bene. Sì, Frank, sono tutti in calore. Cos'è, missione che devo seguire il gabbiano? Vediamo. Yeee! Volando, volando. Ecco le regole di questo livello. Rimani vicino al gabbiano e raggiungi il traguardo. Puoi anche superare l'uccello. Frank, ti vedo arrivando per primo. Se il gabbiano distanzia troppo Goku, la partita finisce, va bene. No, non l'ho perso di vista, oh. Vabbè, com'è quella di coso? Di Olong, la missione di Olong. Ma Kiki dov'è finita? Non è dietro di me. Mi ha perso Kiki, caduta. Oddio, 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 no, non volevo distanziarlo. Beh, è vero che posso anche farlo, ma non voglio farlo. Aia! No, adesso lo stiamo perdendo. Corri! Stiamo prendendo solo sberloni stavolta. Oh. Io sti maledetti non li posso colpire, no. Faccio un po' addosso e basta. E io mi curerei. Non si può. Però c'è lì un cuoricino. Preso. Il gioco deve avermi sentito.
Aiuto! Sono troppo veloce! Dove è finito il gabbiano? Ah vabbè, ma tanto basta che arrivo. Mi sa tanto che Goku, Kiki e Bulma fanno accompagnato un Link in Wind Waker, dietro la scena del cannone in cui ci entra dentro e fa quei suoni. Però che bello Wind Waker. Eccoci. Che ha fatto? Hi! Vabbè. Vabbè, anche lui buongiorno. Allora, nel fare una sottospecie di, non dico censura, ma nel fare edulcorare il dialogo, che comunque sarà stato così, ma ci chiudono il canale anche per body shaming adesso, perché ci serviva anche questo. Ah, la conosce. Di nuovo. L'élu. Che succede? O no? No. Ah. Aia. Certo. Signori, il genio ha la patente. Bastava così poco. Ventaglio del banano. Si agita una volta per un forte vento, due volte per chiamare le nuvole e tre volte per scatenare il diluvio. Bello. Chi lo usava come tovaglietta? Ah, lui, vabbè. Ma che gli dà del lei, no? Ma no!
vabbè. Servizio espresso. Cioè, ho fatto schifo, ho preso dentro qualsiasi nemico, mi ha dato apero. Va bene. Miniatura normale, triceratopo, ok. Scelgo l'episodio sempre perché voglio andare per il mio compere. Come? No, l'ho usato. Qualcosa di più. Ah, la bambola. Cosa fa? La bambola si sacrifica se la salute scende a zero. Ah! No, 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 teniamola. È piuttosto. Il maestro Muten ha detto che avrebbe spento il fuoco. Ma come? Andiamo, 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 andiamo. Il maestro Muten aveva buttato il ventaglio capace di spegnere l'incendio della montagna infuocata. E così? Niente ventaglio, no, beh. Tartle Express. Vergogna. Attenzione, attenzione. Canale in via di chiusura, attenzione. Non era questo. No. Forse non ce lo chiudono, dai. No, no, dai, non ce lo chiudono. Lo stanno censurando. Lo scopriremo più tardi se ci chiudono, perché per ora hanno censurato.
Prima Kamehameha. Che figo. Shredder! Ecco, appunto. È andata bene. No? No? Ups. Niente. Distrutto tutto e lo stregone del toro è caduto sopra Goku e gli altri, quindi saranno morti. E 50 anni. Non abbiamo tempo, abbiamo solo 3 giochi. Ecco. Per ora. No. Cerchiamola. Ah, quindi mo la missione è tra le macerie. E sarà con la Kamehameha, onda energetica. Modalità combattimento tocca 2 volte Goku per la Kamehameha. Ok. Paiono le sillabe Kamehameha. Continua a toccarle per aumentare la potenza. Oh mamma. Più a lungo tocchi ogni sillaba, più aumenta la potenza e più cresce il consumo di aura. Ok. Ma che figata! Dopo aver toccato le 4 sillabe, tocca il bersaglio per lanciare la Kamehameha. Continua a toccare lo schermo e Goku lancerà la Kamehameha fino all'esaurimento dell'aura. Ok, proviamo. Dunque. No, il momento epico. No. Dirigiti bene. Ok.
l'H e devo spostare io il Goku. No, non sto capendo. Ma allora, la vogliamo fare? E le sillabe. Le sillabe. Ma adesso stavano comparendo, cioè come mi sposto? Compaiono. Ok, così. Così. Per quanto pensassi. Oh, cogliti Bulma. Ok, è difficilino, però è una figata. Non è così semplice da fare. No, ancora. Proviamo. Ok, adesso ho capito come farlo. Fermo! Cioè, in battaglia è la morte da fare, cioè... Prima, come dovrebbe accadere nella realtà di uno che si ferma a lanciare una roba del genere? Cioè, tipo, volessi usarla in battaglia contro il suo qua. Beh, non ho tempo di... infatti, vedi. Infatti, non ho il tempo di... neanche di lanciarla immediatamente. Perché deve fare... Ah no, si fermano tutti. No, come hanno detto. Ah, non mi può bloccare. Bello. Ok, scusa Bulma, ero troppo... Ah, l'hai ammazzato tu. Ah, meno male. Ciao Vale. Ah, dove finiamo? Che cosa c'è? Basi. Soldi. E corri. Soldoni. Arrivo Bulma. Aspetta Bulma. Aspetta, che roba qua, no. E c'è. No! Mi sono scordato che non ti posso parlare. E qua basterà il bastone? No, di nuovo l'onda. Che onda sia? E... no! Tremenda del mio cor. Buonasera a te. Dai. Le sillabe. Le sillabe. E perché? Ma vuoi vedere che è la posizione? Eccola. Sì. Però mi si sposta, non c'ho spazio. Bulma, sei in mezzo ai coglioni, non so come dirti. Sto arrabbiando. Ma perché? Cioè, il dito l'ho tenuto fermo. Beh.
Va bene che c'è poco spazio, Goku, ma dai. Ma un testino che faccia la Kamehameha e basta, no, eh? Dai. 2 mesi dopo, veramente. Dai, Goku. Dai. Oh. Ma perché sta cosa? Perché arrivi solo prima? Fammi spostare. Fammela fare in un punto dove lei non c'è. Dai. Niente, non lo fa più. Cosa sto sbagliando? Dai la K, la K, oh! Goku, entro Pasqua. Allora, vedi? C'è quel muro che se noi non lo spacchiamo, non possiamo andare avanti. La live comunque non dura tutta notte. Oh, bravo! Signori, una musica di applausi, qualcosa, fate partire un vocale di gioia, qualcosa. Che sudata, ragazzi, ma mi sembra di averla fatta nella realtà. No, ho detto di gioia. No, devo rifarla anche qui. Vabbè, dai, andiamo dritti, dai. Certo che Comunque. quando giochi sei un bambino ubbidiente. Perché Bulma si è bloccata qua? Perché c'è la porta ad aprire? Dove si apre la porta? Aia! Non qui. Allora. Dove se n'è andata Bulma? Intanto guardate sopra. Se n'è andata per cazzi suoi. Il mio amore brucia, fuori, dentro e qua e là. Dimmi che c'è di male nel dare del catorcio ad un catorcio! Ecco, bravi. Oh! Goku, ti stacco la coda. Ma potrei staccarti Sei il mio anche nutrimento. altro. Allora, il K era carico, quindi. E qual è il problema? Scoppio d'ira! Esatto! Oh. Ok, questo Signor almeno. Bardak. Signor Bardak. Ecco. Presidente. Presidente. Sì, forse è lo scoppio d'ira che lo fa. La fa aprire. Liberati, liberati. Ok. Comunque, è stata una cosa inutile in realtà. Perché sembrava che dovevo andare lì e invece. Di qua. Qua. Un pulsantino. Certo, lo faremo. Ma diteglielo anche voi, scrivetegli. Dite Alessio. Lo taggate. Quando è che fai il vocale di Byakuran? E se no noi togliamo tutto. Dice, non veniamo più a guardarti. Bulma. Stavo andando incontro. Bam! L'abbiamo salvato in tempo. Qui. Ok.
E cosa c'è? Altra roba con l'onda energetica. Mi sa che devo andarci davvero là, però. Va bene. Comunque, vabbè, l'Origins 2 non lo giocheremo perché andremo direttamente con Revenge of the King Piccolo, ma... Però almeno lì hanno messo le robe da fare coi tasti, perché fare tutto solo con lo stilo è pesantissimo. Per quanto carino. Oh! Click. Ah, niente click. Perché? Perché no, non ci sarà mica il classico piano di sopra. E se ci salgo con questa, sicuramente si schiaccia. Però non rimarrà schiacciato. No, invece sì. Invece sì. Dove si è aperto? Qua? Ah! Laura per Bulma. A proposito, ma dov'era? Su di qua. Vai. Fino in fondo, non ti fermare mai. No, quello era un altro. Ok, si è persa anche Bulma. Da lì che gira. Oddio nonna, oddio. Oddio nonna. Potremmo sconfiggerli con l'onda energetica. No. È il primo gioco dove se stai fermo a fare l'onda energetica, giustamente i nemici ti picchiano e ti dicono, oh, magari sei scemo. Ah. Dovrò aprire la strada per Bulma con l'onda energetica. Ecco appunto. Via. Com'è che adesso viene? Come funziona? Dai, Bulma, su. Yamuchin, Bulma. Vada, Bulma! Ok, io dov'ero però? Ok, l'abbiamo fatta passare. Dove sei? Cosa stai sparando? Tu, sei lì. Chi è che c'è? Ferma. No, non ci credo nemmeno io che ha funzionato tipo alla prima botta. Ok, andiamo. Dove? Qui? Qui. Io ti porto dove vuoi, tranne nei punti in cui devo usare l'onda. Perché c'è il bastone che passa attraverso, ma... Ah sì, sfasciamo tutto. Tranne Bulma, però. Ma Bulma l'ha fatto così. Bella schiacciata. Io vado, vado qua. Perché stai ferma tu? Vabbè, io vado. Ok. Ho visto qualcosa luccicare. Dove aiuto? Dove aiuto, Bulma? La cascia di un tesoro qua. Ecco, bravo. Schiaccialo, schiaccialo. Ok. I cuoricino. Trappolone. Aspetta, ma c'è un'altra cassa? Con un altro trappolone. Puro. Trappolone!
Differenzia nemmeno il troppo buono ormai. Oh. È una ciappola. No, non userò l'onda energetica, mi spiace. Basta, non ci credo più. Vado solo da Bulma ora. E però vedo che no. Dobbiamo passare comunque attraverso perché è Calalasa, è bloccata. Allora, come ci arrivo io lì? Vabbè dai, ma adesso sappiamo come farla, no? Scoppio d'ira! Dai! No, non ha funzionato. Troppo presto, Frank, vai, vai ora. Vai, vai, prendi anche di là, prendi di là. No, non ci arriva. E io che volevo fare? Lo splendido. Troppo presto. Troppo lento. Scoppio d'ira! Eccolo. Vedi che funziona così? Vedete? Serve Xanxas. Boom. E Sync. Ha lasciato lo scoppio d'ira in realtà. In un mondo parallelo, Leak lancia lo scoppio d'ira. Ecco. Uffa. Perché finisce sempre così? Perché io credo nell'amore e l'amore non crede in me. Deluso come dalla vita. Oh. Oh no. Ah. Grazie per il... Cos'è? Il tortino, boh. Vedo un bottone giù. E una crepa qui. Bulma, levati, perché sennò finisci nello scoppio d'ira. Ecco, sarebbe difficile con te qua però. Ola! Abbiamo fatto il sedere a Bulma nel lanciarla, ma che tagli. Ti, salve. Oh no. Ma questo lo sposta lui? La fa? Mi sembra. Invece sì. No. No. No, non te lo apro, Bulma. In un altro qui, poi. Dove devo andare? Vabbè. Oh. Dove vado? Io seguo te, Bulma. Per fortuna. Dai. Niente, si sono divertiti del fatto che hai sbloccato l'onda energetica, adesso te la faremo usare ogni 5 minuti. Per aprire ogni 5 minuti una porta.
Ok, sono senza Laura. Aspetta. Ok. Oh, ma che bravo. Scoppio d'ira! Che è successo? Ah, ok, giusto. Un po' storta sta sfera. Ma come sono messe le stelle? Ma 7 stelle. Yeah! Evviva! Boom. Che? E com'è che è stato? Neanche visto. Ma la promessa fatta al genio? Bella. Bella. Lunga storia, Vale. Non vuoi sapere. Ma se vuoi sapere, riguarda le vecchie puntate. Ma la promessa... Adesso scopriremo se ci chiudono il canale o meno. Che non è una passeggiata. No, non è la passeggiatina, tesoro. La passeggiata. Madonna. Che voce. La situazione si complica. Ora ce ne sono due. Esce le mutande, esce le tette. Altro che... Ok. Vediamo se ci chiudono meno il canale. Già la musica... Attenzione. 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 Oh signore, il canale, ce lo chiudono, Olong, ci stai facendo chiudere il canale. Bubs. In tutti i sensi, maiale, ma va bene così, va bene lo stesso! Ah. Sarà la musica dei Sexy Bankai questa. È la censura più bella che abbia mai visto, sì.
Ma che fermate? Continua, continua. Fa niente, chiudeteci tutto. Vabbè. Sexy Bankai, quindi con questa musica e con Mutel messo così. No, è finita. Frank, io lo so che vorresti fare un po' di paffu paffu. Vorresti fare una passeggiata, forse. Oppure guardarmi mentre faccio esercizi. Ma invece non possiamo. Perché il canale viene chiuso altrimenti. E quante volte è stato chiuso ormai questo canale? Ma d'altronde, io devo bannarti perché hai chiesto di fare paffu paffu con me. Frank, ti paffu banno. Ed era un sexy bankai un po' diverso, perché stavolta non ha usato il bankai, ha usato il paffu banno, una cosa un po' diversa. Stupido sexy bankai. Vabbè. Non è che è una specie di maniaca, cioè... è così. Attenzione, l'errore più grosso di Goku in tutta la serie è in arrivo. Ma come sei simpatico! Ma perché sta musica mi fa ridere ogni volta? L'han tagliata quella parte. Oppure hanno cambiato i dialoghi. Cioè, la promessa di matrimonio l'ha fatta al padre e non a lei. Che è mancato l'incontro fra Yamcha e Kiki, anche questo hanno saltato. No, è vero, viene dopo, mi sa. No, viene dopo, quindi no. Dovrebbe essere qua. O forse era prima, oddio, non mi ricordo più. Però temo che l'hanno saltato. Ecco, prendi anche le due sfere che c'ha Bulma da un'altra parte, già che ci sei. Come pronti al decollo? Sei in macchina? Quale decollo? Ah, vabbè, dai, senza ruote, te lo concedo. Quindi abbiamo fatto tutto. Tutti gli episodi non li facciamo. Può essere che l'incontro fa vedere. Fa vedere i sottoepisodi. No. Va bene, allora al prossimo troveremo il coniglio, il signor coniglio. Dai, allora... salvare, abbiamo salvato. Però da prendere roba o siamo pieni? No, siamo pieni, quindi niente. Direi che per stasera abbiamo finito. Poi ci sarà il quinto episodio settimana prossima. Dunque, andiamo un po' a vedere a chi possiamo fare un raidino stasera. Tanto Alessio, vi dico, ha detto sì, facciamo la live il... per quanto riguarda il nerd versus nerd. E io, e Plumbers, e poi... ci sentiamo. Sempre più sconvolta dal Peggy 18 di quest'opera, ma è tutta la prima parte, poi il Peggy 18 un po' sparisce, se non del tutto. E sì, beh, abbiamo un po' di amici stasera qui a fare ride, quindi adesso andiamo a cercare chi c'è. Bene, allora noi ci salutiamo qua e speriamo di ribeccarci in questa settimana, che magari facciamo un po' di retrochatting, il retrochatting, ovvero dove possiamo
giocare a Retro Games, ma li scegliete voi, quindi è ancora più bello. Sì, stacco adesso. Buonanotte.